Allora il SILT viene riconosciuto con tutte le incisioni rupestri intorno, conosce il territorio, viene marchiato a fuoco dopo 100 giorni, sullo scalzo c'è su un lotto nel caseificio la data di provenienza del formaggio e tutto. La provenienza vuol dire tracciabilità. Io adesso chiedo due parole anche alla rappresentanza istituzionale Comunità Montana, si presenta, dai, si presenti lei. Sono Giambattista Sangalli, sono direttore del servizio di gestione territorio della Comunità Montana di Valle Camonica. Peraltro ricordo che il Silter cresce, abita e viene prodotto in due comunità montane, quindi non solo nella Valle Camonica ma anche nel Sevino Bresciano. Sevino Bresciano, per dire che l'importanza, Presidente, ma anche lei che ha la figura istituzionale importante, perché abbiamo bisogno di tutti, il gioco forza è sempre la squadra. Tracciabilità che cosa significa? Tracciabilità vuol dire che il prodotto dà una garanzia al prodotto stesso, ma soprattutto ai consumatori. Allora, una DOP soggiace a determinate regole, è stato anche faticoso 20 anni fa ottenerla dal Ministero, viene continuamente controllata e certificata, vuol dire che c'è un certificato, una disciplinare di produzione che dice come deve essere prodotto, con quali animali, con quale alimentazione. Dopo noi abbiamo il vantaggio che abbiamo aziende, quasi tutti gli aderenti, che vanno in Malga, quindi monticano gli alpeggi, e quindi abbiamo una differenziazione tra il Silter del fondo valle, quello invernale, e quello degli alpeggi, che ovviamente ha delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali spettacolari, perché i nostri alpeggi sono imbattibili. Io dico sempre una cosa, quando mi fermo ogni tanto, ma perché sono sulla strada andando verso Milano, quando vado a condurre e a organizzare Montagne di Lombardia, soprattutto Montagne di Lombardia, il mercoledì alle 20.30 su Antenna 3, passo dall'amico Oscar Baccalelli e gli dico: senti, parliamo di Valle Camonica, dammi una fetta di Silter, perché identificare la Valle Camonica col Silter non vuol dire identificare solo Oscar Baccalelli, ma significa valorizzare, dare un senso e anche un sostegno morale, economico, alle tante aziende che rappresentano il Silter. Quante sono queste aziende? Sono 23 aziende, di cui 3 stagionatori e gli altri tutti aziende agricole che producono Silter.